ancora una volta. Ciao ragazzi. Oh mio Dio, c'è stata una valanga di slime è piovuta. Comunque vada, siamo qua su Slime Rancher, un gioco dove noi dovremo essere degli allevatori di slime. Questo gioco, ragazzi, credo che possa essere definito il nuovo Spore, perché ha quella stessa simpatia, quella stessa pucciosità di Spore, unita però al fatto che noi siamo degli allevatori di slime. E alcuni di questi slime, da quanto vedo, sono esplosive. Non so molto di questo gioco perché non ci ho giocato, ma avviamo subito il Lion Ranch in modo da potervi far vedere un po' in che cosa consiste questo gioco. E anche da vederlo io, perché io non mi intendo assolutamente di questo gioco. Gli ho solo dato un'occhiata, l'ho visto, mi sono guardato intorno e mi è piaciuto tantissimo, perché è colorato, è bello, è puccioso. E noi dobbiamo, praticamente quello che dobbiamo fare è risucchiare gli slime. In questo caso abbiamo soltanto gli slime rosa, ma ce ne sono veramente tanti tipi. E dobbiamo allevarli. Allevarli perché, voi vi direte? Ma Lion, perché mai allevi gli slime? Sei un feticista degli slime? No, no ragazzi, no. Noi dobbiamo allevarli mettendoli in queste gabbiette, perché gli slime, come tutti gli animali, fanno delle cacche, che sono questi qua, queste pink plort, vedete? Queste schifezze qua. E voi vi dite, Lion, allora sì che sei un malato, perché ti piacciono le cacche degli slime? Perché in questo mondo tu puoi andare qui e vendere le cacche degli slime. Vedete questo tabellone qua? Vedete ogni tipo di cacca di slime, che questa qua è la cacca degli slime rosa e quindi è la prima e vale di meno, ma ci sono tutte le altre cacche che valgono tantissimo. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Le buttiamo lì dentro e ci vengono dati i soldi. Con i soldi possiamo acquistare cose che ora non so, perché ve l'ho detto, non ci capisco un cappero di questo gioco. Però sono sicuro che possa essere il nuovo Spore, per la simpatia, ecco, più che come similitudine non è tanto simile, se non perché dobbiamo allevare delle creature. Però è veramente, veramente carino. Quindi quello che noi dobbiamo fare adesso è creare degli altri, costruire il nostro ranch. Per costruire il ranch dobbiamo espanderlo con nuovi macchinari. Ad esempio ci farebbe comodo fare delle cose per gli slime, tipo un giardino per gli slime, no? Oppure una fattoria per allevare quello che gli slime mangiano. Fammi vedere. Allora, infatti, noi possiamo avere, ad esempio, qua un giardino nel quale possiamo allevare carote. Allevare carote? Ma dove cazzo sono nato che parlo in questo modo? Su Marte? No, dove possiamo far crescere le carote. Oppure possiamo fare un'aia per i polli. Un pollaio, ecco. Quindi io direi, facciamo il pollaio, che a noi ci piace un casino. Tu slime non sei un pollo, quindi esci dal pollaio, vieni. E adesso andiamo a cercare i polli. Ehi ragazzi, ho raccolto 3 carote. Non c'è cibo migliore per i nostri amici slime. Ecco, andate nella gabbietta. Chi vuole questa carota? Guardateli come sono carini. Venite qua. Chi vuole questa carota? Gli dobbiamo dare un nome. Gli slime rosa, secondo me, si devono chiamare Brodino. Tutti Brodino si chiamano, perché guardateli, fanno anche la pipì quando vanno in giro. Che schifo. Tiè, mangia. Vi mangia. Vi piacciono? Mangiate le carote, guarda come sono golosoni, eh. Oh mio Dio, guardate quanti! Quanti slime che ci sono. Madonna, venite qua dal papà Lion, che vi porta in un posto migliore. Sono tipo il cattivo dei videogiochi, che va nella zona e rapisce tutti, come su Rayman, che c'è quello là che rapisce l'Um, no? E io rapisco gli slime. Venite qua dal papà Lion, che vi porta nella sua, nel ranch di Lion, dove c'è sempre il sole. E voi dovete fare tanta cacca perché Lion si arricchisce con la vostra cacca. Che roba brutta. Ragazzi, comunque, non vi ho ancora detto, se vi piacerebbe vedere qualche altro video su questo gioco, a me piacerebbe poter magari farne un altro, continuare a vedere gli altri tipi di slime e roba del genere. Tra l'altro, siete pronti a conoscere i vostri nuovi amici? Guardate che pienone di slime. Ma eccolo, l'hai volato fuori. Abbiamo un fuggiasco, ragazzi, ho un pollo. Ho visto un pollo, vieni qua. Vieni qua, mamma. No, non posso aspirarlo. Ah, ho troppa roba. Ah, maledizione, troppe cose da fare.
Ragazzi, stavo dicendo, mi raccomando, se volete vedere di più, lo sapete già che cosa dovete fare. Non c'è neanche bisogno che io ve lo dica, se siete svegli e attenti. Dobbiamo arrivare a 20.000 pollici su per questo gioco strafigo. Mi raccomando, conto su di voi. 20.000 pollici in su. Sentite che rumore. Fanno un rumore buffissimo quando li spari. Però noi adesso abbiamo raccolto altre cacchine. E qui dobbiamo andare qua e vendere tutte queste cacchine. Guardate in basso a sinistra i soldi che guadagniamo. Tantissimi soldi. E con questi soldi in teoria possiamo comprare un sacco di espansioni per il nostro ranch. Ma qua c'è una casa, ma chi ci vive qua? Andiamo a vedere. Ah, questa è casa nostra? Oh, bello. Non mi interessa però. Io voglio continuare. Sta venendo la notte? Che cosa succederà durante la notte? Non è che arrivano tipo i lupi cattivi che vogliono mangiarci gli slime. Ragazzi, guardate che posto ho raggiunto. Guardate qua che figata. Siamo una specie di baia, di oceano. Chissà, forse dentro l'acqua ci sono gli slime. Ah, a quanto pare nell'acqua si muore. Ma dai, ma chi lo poteva sapere? No. Ah, mi ha svegliato un canto del pollo. Ma io non lo sapevo che nell'acqua morivo. Ragazzi, guarda, c'è una vecchia strana che ci propone uno scambio dall'aldilà di chissà quale altro mondo. Si chiama Tora West e ci dice che vuole in cambio di 8 carote, 2 polli maschi e 2 cacche di slime brodino. Ci dà in cambio 3 cacche di slime azzurro, che ancora non gli abbiamo dato un nome, 7 barbabietole e 3 fragole quadrate. Ma che cazzo di oggetti ci sono in questo gioco? Vabbè, a parte questo, mi piacerebbe accettare questo scambio, ma purtroppo i miei polli non producono. Vedi, c'è ancora questa. Fai qualcosa, per cortesia. Ah, è diventata. Quell'altro è cresciuto. Mi fa piacere, mi fa. Serve un pollo maschio però, se no i polli femmine non servono a niente. Mamma mia, succhiare gli slime è belli. E io pensavo, guarda come ne escono da tutte le parti. E tu vai qua, e le carote poi. Mamma mia, è divertentissimo ragazzi questo gioco. No, sono pieno. Non posso prenderne più. Ma che brutta cosa. No, sono pieno di slime. Però posso raccogliere le loro popò. Chi è che c'è di là? Ragazzi, guardate di qua. Chi cacchio è questo gigante? Abbiamo trovato lo slime mammone. Guarda come è contento. Ha una faccia soddisfatta spettacolare. Ciao. Ma non è che mi mangi tu, tipo, no? No, sembri. Però non lo posso aspirare. Forse posso dargli del cibo. Tieni. Ti do tutte le carote che ho. Mi sembra che non è stata una buona idea, però, eh. No, ti sei mangiato tutte le carote mie. E non mi hai dato niente. Però qualcosa deve servire questo qua, eh. È qui che abbiamo. Aia! Ma è scemo questo qua. Mi appunto. Vieni qua. Abbiamo trovato il primo nostro slime azzurro. Che figo. Oh, madonna. Si stanno combattendo. Ah! Questo è grosso. Troppo grosso. Non lo posso prendere. Mi intasa. Mamma mia, guarda quanti tipi di slime. È un altro slime. Questo è lo slime grigio. Allora, quelli non ci capisco più niente. Ci sono troppi slime. Ok, allora, aia. Quello là è cattivo, è morto. Che gli è successo? Oh mio Dio. Cosa gli sta? Che schifo. Aia. Oh, abbiamo evocato uno slime cattivo. Cosa devo fare adesso? Quello là è cattivo, sta attento slime piccolino. E tu cosa sei? Un pollo maschio. Ragazzi, credo che abbiamo fatto danno, perché ci sta questo slime nero. Si sta ma... che cosa dobbiamo fare? Quello là si sta mangiando tutti gli slime buoni. Proverò a fare l'unica cosa che so fare, cioè scappare. Qua che cosa c'è invece? Una specie... No, vieni qua tu. È una specie di miniera. Forse è ancora chiusa però. Vabbè, allora io intanto mi prendo... Aia, vieni qua, bastardo. Quelli là pungono. Ok ragazzi, sono riuscito a ritornare al ranch intatto, sano e salvo, con tutta la nostra scorta di slime. Ok, vado a depositare tutti quelli rosa, sperando che non ne scappino troppi, qua dentro il nostro recinto. Vieni qua, tu dove pensavi di andare, vai lì. E poi andiamo a vendere le popò. Soldi per Lion, tanti soldi per il Ranger Lion. Ah, guarda quanti. E adesso dobbiamo fare un nuovo recinto per gli slime, perché dobbiamo iniziare a depositare gli altri. Ecco qua. E direi di mettere qua gli slime grigi, visto che ne abbiamo un po' di più. E gli slime questi qua non so se litigano. Sembra che convivano insieme in pace e armonia.
Quindi io sono felicissimo di avere già tre tipi di slime e aspetto ovviamente di vedere il vostro parere. Se volete fare un altro episodio di sto gioco, arriviamo a 20.000 pollici in su, mi raccomando. Conto su di voi, ragazzi. Guardate come sono carini, però. Ai bellini siete tutti quanti. Dobbiamo trovare un nome per quelli azzurri e quelli grigi. Comunque, banda, per questa volta è tutto ed io vi auguro una buona giornata. Da Lion out!